Amici sportivi, telespettatori di Rai Sport, Tuscany Sprint Tour, appuntamento con l'Orienteering, si conclude lo Sprint Tour, questo circuito dedicato proprio alle manifestazioni sprint di questa disciplina. Commenteremo come al solito con Pietro Ilarietti. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata dell'Orienteering. Sono due le tappe conclusive dello Sprint Tour, la prima delle quali a San Gimignano, stiamo vedendo appunto le immagini, che è anche l'ultima tappa della Coppa Italia. Sì, due gare molto partecipate, infatti per ogni tappa abbiamo sfondato il numero dei 1000 partenti. Ricordiamo allora naturalmente che l'orientamento è uno sport che cerca di privilegiare al massimo l'attività all'aria aperta, non soltanto come sappiamo tra i boschi, nelle foreste, nelle radure dove è nato diversi anni fa, ma ultimamente si stanno affermando anche questi eventi all'interno delle città, in particolare in città come dire caratteristiche come può essere San Gimignano, come vedremo sarà anche Siena, come del resto tutti sanno. Naturalmente l'obiettivo è quello di avvicinare il più possibile il pubblico a questo tipo di disciplina. Noi stiamo per vedere la gara, ma vogliamo innanzitutto sentire il saluto da parte delle autorità locali. Nicolò Guicciardini, assessore allo sport del comune di San Gimignano, il saluto del territorio. Beh, innanzitutto benvenuti a tutti gli sportivi, gli atleti che stanno inondando la nostra città, San Gimignano. Per noi è un onore e una fortuna poter ospitare questa manifestazione. Gli atleti potranno vedere le suggestive piazze del nostro comune, le splendide torri medievali che rendono San Gimignano unica al mondo e patrimonio dell'UNESCO, e potranno anche, perché no, conoscere le particolarità enogastronomiche del territorio, in primo luogo la vernaccia di San Gimignano, un vino bianco straordinario che ricordo perché proprio quest'anno ha festeggiato 50 anni dal riconoscimento della DOCG. Il tracciatore di oggi è Monica Casalini. Allora sì, oggi correremo nel centro storico di San Gimignano, un bellissimo borgo medievale con tantissime stradine intricate, quindi il lavoro che ho cercato di fare è rendere il più possibile interessante la gara. I favoriti del tracciatore? I favoriti del tracciatore, una bella domanda, ma sicuramente chi è specializzato in queste specialità, quindi specialità sprint. Mi viene in mente un Alessio Tenani che sicuramente in una gara come questa, appunto essendo uno specialista delle sprint, potrà sicuramente fare bene. E tra le donne, beh, penso insomma Christine Kirkleckner, mi sentirei di sbilanciarmi. Un tracciato quindi che si sviluppa solo ed esclusivamente in ambiente urbano, sicuramente una circostanza questa che ha complicato un po' il lavoro dei tracciatori, ma renderà sicuramente molto suggestivo il percorso, perché come vedremo Pietro le lanterne saranno piazzate molto spesso anche i punti di difficile osservazione. Sì, allora innanzitutto un lavoro molto certosino quello dei tracciatori, la precisione è fondamentale anche nel posare le lanterne e poi la ricerca da parte degli atleti, in questo caso degli sforzi molto intensi, una corsa, un continuo cambio di direzione, le ripartenze, quindi la gara molto corta, si è proprio al massimo del livello, è molto facile sbagliare, quindi importante essere sempre molto concentrati, a volte è meglio correre leggermente più piano di quello che si potrebbe fare proprio per avere la possibilità di avere la mente più diciamo così riposata. Volevo ricordare che queste gare sono lunghe rispettivamente, il percorso ideale è 3600 metri per gli uomini con un dislivello di 115 metri e 3430 metri per le donne, un dislivello di 110 metri. Come vediamo la pioggia ha caratterizzato perlomeno questa prima gara a San Gimignano, quindi vediamo anche alla partenza situazioni in cui gli atleti devono prestare particolare attenzione per la scivolosità di questa superficie. Sì, molto molto scivoloso, perché poi oltre a questo diciamo così pavimento che praticamente risulta essere molto scivoloso, anche questi tombini, quindi massimati
attenzione. Devo dire però che in questo caso l'attenzione maggiore la devono prestare quegli atleti non molto esperti, perché i professionisti o comunque gli atleti di lungo corso non hanno avuto nessunissimo tipo di problema. Naturalmente si corre in mezzo alle persone. Qui vediamo un'atleta austriaca che ha partecipato a diverse gare quest'anno ed è accreditata tra le favorite per questa gara, Ursula Kadan. Volevo sottolineare come in effetti in questa circostanza la gara si svolga proprio in mezzo alle persone. Vedremo spesso gli atleti proprio transitare in mezzo al pubblico, quindi c'è molta prossimità rispetto a chi eventualmente si può interessare, può essere coinvolto da questo tipo di disciplina. Mentre per quanto riguarda sotto il profilo strettamente tecnico, quello che è la prestazione dell'atleta, a differenza di come di quello che può accadere in un bosco o piuttosto in una radura, come abbiamo visto, i cambi di direzione sono naturalmente fortemente condizionati dalla topografia, perché qui effettivamente se sbagli strada poi non puoi prendere una scorciatoia, non puoi tagliare, devi necessariamente tornare indietro. Sì, è come essere in un labirinto in questo caso, quindi bisogna stare molto molto attenti. Poi, come vedi, in questa parte si esce un pochino dal centro storico, c'è questa parte di verde dove si può correre un pochino di più, e poi dei passaggi molto molto belli come in questo caso, che direi che da un punto di vista architettonico e storico svela un dettaglio molto importante. Questo invece è un passaggio molto complicato sotto questo arco. Sì, una lanterna posizionata in un posto appunto difficile da raggiungere, ma soprattutto difficile anche da individuare. Perlomeno ci si perde qualche secondo in più prima di rendersi conto che la lanterna appunto deve essere andata a trovare proprio dietro l'arco. Vediamo in queste fasi alcuni atleti impegnati nello svolgimento del percorso. Qui abbiamo l'opportunità anche di vederlo sulla cartina grazie ai GPS che alcuni degli atleti favoriti, possiamo dire, naturalmente, certo, i migliori hanno avuto l'opportunità di montare. Qui vediamo percorsi rispetto a quelli che abbiamo visto magari in altre occasioni, sono più simili tra di loro, però appunto, come si era detto, una volta che hai preso il vicolo sbagliato, effettivamente tempo lo perdi in questa circostanza. Sì, lo perdi. In questo caso è proprio la capacità di sapersi orientare dentro la mappa. Questa è Ursula Kadan, questa atleta che già abbiamo visto ai campionati di Sgonico, anche lì aveva dato veramente del filo da torcere alle nostre atlete. Anche oggi è sicuramente tra le più forti in gara. Vedremo se Christine Kirchlechner saprà avere la meglio. Ha qualche nome di qualche italiano in gara, sicuramente uno super specialista è Giacomo Zagonel. Questa invece è Scalette, Nicola Scalette. Il percorso di Tenani, scusa Pietro. Sì, il percorso di Tenani, lui è un super specialista e ci ha confidato poco dopo l'arrivo di avere preparato questa gara con molte molte ore di studio, proprio utilizzando strumenti come Google Map o Street View. Lui ha preparato, conosceva praticamente ogni dettaglio di questa città, e ovviamente quando si tratta poi di eseguire dei processi mentali rapidissimi di poche frazioni di secondo, lui sicuramente è risultato avvantaggiato da questo studio svolto in precedenza. Qui Emiliano Corona, un altro forestale, seguito da Michele Caraglio, atleta che sta lottando per un ambiziosissimo trofeo che è la Coppa Italia. Oggi è la finale di Coppa Italia e ecco Christine Kirchlechner. Sì, lo ricordiamo, non l'abbiamo fatto in apertura naturalmente, come si svolge questo tipo di disciplina. Ogni atleta viene dotato di una mappa che gli consente di individuare quale sia il percorso su cui sono distribuite le lanterne, ovvero i punti di controllo rispetto ai quali dovranno essere svolti i passaggi che vengono registrati digitalmente con il chip, inserendo il chip. Tra l'altro vedremo anche a breve, e ecco proprio in questo momento, questo è Daniele Pagliari, la registrazione di un passaggio in particolare di Daniele Pagliari. Naturalmente anche qui a San Gimignano c'è stata una grandissima partecipazione, perché ci sono certo
gli specialisti, ci sono come Alessio Tenani che abbiamo visto si è dedicato molto allo studio di questa gara in particolare, anche perché lui ha l'obiettivo di tornare presto nel giro della nazionale, no Pietro? Ma io credo che ogni atleta sogni di vestire la maglia azzurra, e probabilmente uno dei sogni prima di terminare la carriera di Alessio Tenani sarà probabilmente anche quello di indossare ancora la maglia azzurra. È passato però anche Marek Adam nel frattempo, che è un ragazzo di origini polacche, di cittadinanza ucraina, che però vive in Italia e lo ritroviamo in ogni gara sprint italiana. Lui è veramente promettente e secondo me è uno degli uomini da controllare oggi. Ci stiamo avvicinando all'arrivo, è arrivata la Kirk Lechner, era stata data favorita, abbiamo sentito prima dalla tracciatrice che appunto ha compiuto il percorso, ma invece a vincere proprio lei, Ursula Kadan. Ursula Kadan che ha tenuto fede a quelli che erano poi i pronostici. Qua arriva Anna Giovannelli e nel frattempo sta veramente piovendo forte. Qui è Viola Zagonelli inseguita dal cameraman che è Stefano Bacelli, che salutiamo, che naturalmente ci ha aiutato molto nel corso di questa stagione per realizzare le nostre immagini. Arriva Alessio Tenani e sa di avere vinto, ci teneva moltissimo, lo ha detto subito dopo la gara raccontando di quanto sia stata meticolosa la sua preparazione, insomma il sacrificio ha dato i suoi frutti. Marek Adam all'arrivo era uno dei favoriti, in questo caso il suo tempo non è dei migliori. E via via tutti gli altri concorrenti, non si tratta soltanto diciamo di super specialisti, di grandi esperti dell'orienteering, ma di persone, atleti che vi si stanno avvicinando e anche di qualche amatore, Pietro. Sì, assolutamente, qua arriva appunto Scalette, la giovane Scalette, sicuramente oltre alla fascia della cinquantina di atleti di vertice, poi quei 950 che vanno a completare l'ordine d'arrivo sono giovani e amatori fino anche a oltre 70 anni. E infatti anche in questo caso è stata veramente molto molto ampia la partecipazione. San Gimignano è stata invasa dagli atleti dell'Orienteering, ma questi sono i primi tre, Tenani, Zagonel e Ryabinskin, loro sul podio. Per quanto riguarda gli uomini, le donne, vince Ursula Kadan, dietro di lei la Kirk Lechner e poi l'altra azzurra, la Pozzebon. Sentiamo proprio i vincitori. Alessio Tenani, finale di stagione in crescendo. Sì, è stato proprio un finale eccezionale, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista fisico, perché sono riuscito ad esprimermi bene già 15 giorni fa, anche nella gara middle, ma oggi in un terreno molto molto adatto a me. E è stata una rincorsa lunghissima, sono stati 2 anni difficili dopo l'intervento al tendine, un continuo ricercare la condizione, un continuo e cercare di comunque rispingersi comunque al massimo, e piano piano sono rientrato in gruppo e le ultime gare hanno giustificato tutto questo sforzo. E sentiamo anche Ursula Kadan che parla di una gara molto interessante per il percorso suggestivo, reso insidioso naturalmente per la pioggia, era molto scivoloso, dice magari con il sole lo avremmo apprezzato ancora di più. Complicato anche questo tracciato, ho sbagliato a volte, ho perso un po' di tempo, però mi sono divertita, sto partecipando, dice sto partecipando a molte gare quest'anno qui da voi in Italia, ci sono molte opportunità di gareggiare, vengo spesso anche perché sono molto vicina, lei infatti è austriaca. E vediamo allora anche la fase delle premiazioni, Ursula Kadan appunto sul podio. Premiazioni come vedi molto partecipate, il pubblico ha fatto sentire la sua vicinanza ai campioni dell'orienteering e devo dire che è stato veramente molto suggestivo gareggiare a San Gimignano. Podio femminile, adesso naturalmente tocca agli atleti uomini. Tenani molto soddisfatto, l'abbiamo sentito
anche nel corso dell'intervista, insomma, ricordare il momento difficile dopo la delicata operazione al tendine e insomma è arrivata una vittoria che lo gratifica molto. Chi non sembrava molto soddisfatto nell'inquadratura è Roberto Dalla Valle, che non ha concluso come si aspettava. E vediamo se si migliora allora qui a Siena nella seconda delle gare sprint previste qui in Toscana, che concludono lo sprint tour per quanto riguarda questa stagione. L'arrivo naturalmente in Piazza del Campo, sentiamo però prima i protagonisti. Massimo Bianchi, oggi Siena, difficoltà? Allora, difficoltà abbiamo... come dire, il nostro sport viene fatto per lo più all'interno dei boschi, le abbiamo snaturate e le abbiamo portate in un centro abitato, abbiamo scelto due location bellissime come San Gimignano e Siena per fare un grandissimo evento, difficoltà non ci sono, spero ci siano solo gran divertimento da parte degli atleti. A Siena quali sono i ragionamenti di un tracciatore per realizzare un percorso all'altezza? Siena sicuramente ci saranno dei tracciati dove la componente fisica all'inizio conterà tantissimo. Massimo Bianchi è stato un tracciatore cattivo? Non sono un tracciatore cattivo, spero di aver fatto il miglior lavoro possibile per far divertire tutti gli atleti partecipanti. Allora vediamo quello che sarà il percorso che dovranno affrontare gli atleti qui a Siena, naturalmente come dire, caratteristiche molto simili a quella che è stata la gara di San Gimignano, varia forse di qualcosa proprio a livello di chilometri totali, Pietro? Direi che sulla tempistica siamo decisamente in linea, perché è una gara sprint, quindi il tempo sarà attorno ai 20 minuti o anche meno. Come vedete anche qui potremmo dire che attenzione al pubblico, quindi nella gara di orienteering c'è anche questa incognita, cioè il rispetto della gente che in quel momento magari sta transitando lungo la via o lungo la scalinata che stai affrontando. È una pacifica convivenza, perché l'orienteering di fatto è lo sport del fair play. Se vogliamo dare qualche nome oggi, sicuramente oltre a Tenani, vincitore ieri, bisogna tenere tra gli uomini in considerazione ancora Riabinski oppure Sebastian Inders. Vedremo se Dalla Valle saprà riscattarsi. C'è poi sempre presente nelle sprint Marek Adam e poi ci sono i francesi, in questo caso c'è Martin Loic. Tra le donne invece sarà probabilmente ancora una lotta Kirk Kleckner, Ursula Kadan, con magari le nostre Nicole Scalette e Viola Zagonel, che proveranno a inserirsi tra le giovani. Sicuramente vedo anche Anna Giovannelli, ma andiamo a seguire qui la traccia GPS con un atleta che ha scelto un percorso totalmente differente. Sì, infatti abbiamo osservato come rispetto al gruppo un atleta in particolare si era in qualche modo isolato. A Siena abbiamo visto superficie ancora scivoloso, naturalmente perché sono stati giorni di pioggia e comunque umidi, però almeno diciamo non ha piovuto nel corso di questa gara. Certo, mentre stavano qui Giacomo Zagonel, che è uno dei grandi specialisti del sprint, sono partiti Inderst e Christine Kirkleckner. Devo dire che oggi siamo fortunati perché non piove, o meglio ha piovuto nella notte, ma alla partenza tutto irregolare. E quindi comincia questa gara, sempre un percorso urbano, abbiamo visto una fase e qui un'altra, anche con una scalinata, quindi sforzi fisici intensi per gli atleti che devono anche, oltre che correre a un certo punto, salire diversi gradini in una città medievale che come Siena ne è, come sappiamo, ben fornita. Vediamo la fase di una punzonatura, l'abbiamo vista molto da vicino, così anche il nostro pubblico ha potuto rendersi conto di come funziona il meccanismo. Sì, il ragazzo che abbiamo visto transitare poc'anzi con maglia giallo-verde è Roberto Dalla Valle, che è sicuramente uno che oggi vuole riscattarsi dopo la prova opaca di ieri. Qui Christine Kleckner, lei che ha confessato che ha curato in modo particolare le sprint. Presentiamo una figura storica dell'orienteering italiano. Allora, nome e cognome? Stefano Galletti, milanese. Da quanti anni speaker dell'orienteering? Dal 2004, per caso,
poi da lì è stato un crescendo. Quanti eventi segui in un anno? In un anno siamo quasi a quota 25-30, dipende se ci sono edizioni del campionato mondiale. Questo è stato di Siena il 201esimo, ieri a San Gimignano ho festeggiato il 200esimo evento come speaker. Qual è il più grande campione che ti è mai capitato di incontrare? Ovviamente parliamo di orienteering. Beh, il più grande campione che conosco, ma si mantiene sempre un po' sulle sue, non può che essere Thierry Georgiou. Il mattino presto, sopralluoghi alle gare, perché? Perché lo speaker sostanzialmente non vede gran parte del svolgimento della gara di orienteering, quindi deve sapere, almeno io voglio sapere, dove gli atleti potranno trovare le migliori insidie, dove potranno trovare i maggiori punti per fare o meno la differenza, e questo lo può fare soltanto un altro atleta come me, che va nel bosco nelle stesse condizioni in cui vanno gli atleti. Sono lieto di far parte di questa famiglia, sono lieto di poter offrire agli orientisti una visione diversa della gara, visto che molto spesso noi gli atleti non li vediamo, e sono contento così, sono molto contento così. Allora, abbiamo sentito anche la testimonianza di Stefano Galletti, che tu naturalmente, Pietro, conosci da molti anni ed incontri sempre nel corso delle gare. Sì, io credo che Stefano Galletti sia una delle voci proprio inconfondibili sul campo gara. Lui è uno dei personaggi più amati dal mondo dell'orienteering. Tutti gli riconoscono questa conoscenza enciclopedica. Lui è in grado di riconoscere, ad esempio, due atlete, se sono due sorelle gemelle, lui già da 300 metri ti sa dire se sta arrivando una oppure l'altra, quindi era un tributo doveroso. Un altro tributo doveroso sicuramente a questa società organizzatrice, che è l'IKP Prato, guidata da Massimo Bianchi, supportata in questo caso dall'associazione Picchio Verde, un'associazione che l'anno prossimo organizzerà una prova di Coppa Italia, e ovviamente anche tutte le società del territorio che hanno supportato questo evento. Allora, siamo in pieno svolgimento della gara, questa è la gara conclusiva per quanto riguarda lo Sprint Tour, percorso totalmente in area urbana. Fa anche parte, diciamo, questo tipo di concezione di una nuova linea che si sta dando la Federazione Internazionale, Pietro? Beh, diciamo che l'attività sprint è un'attività importante, si sta andando verso nuovi format internazionali, probabilmente si svolgeranno anche i campionati mondiali dedicati maggiormente alle prove di città, e poi degli altri campionati mondiali distinti dedicati più alle prove in bosco. Inizialmente si era optato per queste formule, chiamate inizialmente urban per la città e terrain per il bosco. Ora la IOF, che è la Federazione Internazionale, sta valutando ulteriori nuovi format, e dopo l'introduzione nel mondiale italiano con la prova di Trento della prima sprint relay, si stanno sviluppando nuovi format per diventare uno sport più televisivo, più a contatto con il pubblico, più facile da seguire e più facile quindi da promuovere. Beh, sicuramente qui il contatto con il pubblico lo apprezziamo in maniera evidente, gli atleti stanno attraversando la piazza popolata da turisti e da residenti, lo stesso accade in questo viottolo che conduce appunto alla meravigliosa piazza del campo. Abbiamo visto prima, impegnato in una lunga azione, Alessio Tenani, che vorrebbe naturalmente riconfermare il successo della gara precedente, però deve guardarsi dall'agguerrita concorrenza in questa particolare occasione. Lo stesso dovrà fare la Kirk Lechner, che abbiamo visto poco fa. Sì, la Kirk Lechner che si sta lottando per la vittoria, mentre tra gli uomini abbiamo visto Roberto Dalla Valle transitare, Marek Adam e anche il francese Marti. Ecco, loro si stanno in questo momento giocando il miglior tempo. Qui arriva una delle giovani interessanti, che è Vera Chiusole, lei che viene da Merano. Sì, siamo all'arrivo, abbiamo visto l'ultima lanterna raggiunta da Vera Chiuso, che poi appunto ha tagliato il traguardo. Queste sono le ultime fasi anche per
altri atleti, una come avevamo anticipato, l'arrivo naturalmente in Piazza del Campo proprio per manifestare la volontà di come dire, sottoporre la possibilità di vedere questo sport al maggior pubblico possibile. Eccolo qui il francese Marty, è arrivato, ha fatto segnare il miglior tempo, quindi vedremo se gli azzurri sapranno batterlo. Mentre arriva Tenani, è già arrivato anche Manuel Negrello, che ultimamente si è dedicato anche alle maratone, è arrivato decimo a Venezia. Alessio Tenani non ce la fa, al momento non è primo. Allora, una piccola delusione naturalmente mitigata dal successo della gara precedente. Andiamo naturalmente a seguire anche l'arrivo di degli ultimi atleti, naturalmente tra i favoriti, tra i migliori, quelli con il numero di pettorale più basso. Questo è Marek Adam, in questo momento lui fa segnare il secondo tempo alle spalle del francese Marty, quindi era uno degli uomini che avevamo tenuto in considerazione, lui al momento è a podio e ha confermato queste sue doti di sprinter. E abbiamo anche questo, l'arrivo di Dalla Valle, che era un po' di tempo che non ritrovavamo a podio, e ce la fa invece qui a Siena, come ce la fa anche la Kirk Lechner. E vediamo, questo è l'arrivo per quanto riguarda gli uomini, con Marty, Adam e Dalla Valle appunto. Si conferma Ursula Kadan per quanto riguarda le donne, seguita da Kirk Lechner e da Okvirk. Una sorridente Christine Kirk-Lechner per un secondo posto qui a Siena e un primo nella classifica generale del Sprint Tour. Sì, le sprint mi iniziano a piacere sempre di più, sono contenta della diciamo performance tecnica di oggi, perché pian piano riesco anche a non sbagliare troppo nello sprint. Si rimane un po' il dubbio su dove ho perso tutto il tempo alla prima. Marek Adam è l'uomo degli sprint, l'uomo della città, oggi a Siena secondo posto. Sì, era un molto bella gara in questa città splendida, un percorso molto difficile però che si corre. Un ragazzo francese era imbattibile oggi perché è forte, ma ho fatto un po' di errori, ho qualche errore di 15 secondi, 20, ma è andata bene. Ho fatto una battaglia con Roberto Dalla Valle. Ho superato un secondo e sono rimasto contento. Insomma, complimenti allora anche a Marek Adam, che parla perfettamente italiano, perché sì, vive qui da noi. Parla un ottimo italiano, lui che vive in Campania. Qui invece le premiazioni, nel frattempo appena terminata la gara è venuto il diluvio. Qui i vincitori del Sunto Sprint Tour sono Alessio Tenani e Christine Kirk-Lechner, che ricevono il premio della classifica generale direttamente dalle mani del presidente federale Mauro Gazzerro, e qui alla sinistra invece l'organizzatore bravissimo di questi due giorni, Massimo Bianchi. Organizzazione perfetta naturalmente, che ha riscosso un grandissimo successo anche di pubblico. Allora sentiamo proprio uno degli organizzatori. Il bilancio organizzativo arriva per voce di Jaime Origi, numeri importanti, tanti paesi presenti, insomma direi che c'è da essere contenti. C'è da essere molto contenti. La nostra società penso che abbia fatto un buon lavoro, siamo stati un po' sfortunati col tempo, però nonostante le difficoltà meteorologiche abbiamo portato a casa un ottimo risultato, sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista tecnico. Anche il livello degli atleti, chiaramente parlo degli atleti elite, era molto alto, non solo italiani ma anche tanti stranieri, per cui una buona visibilità anche per i comuni, che insomma penso e spero siano anche loro contenti dei numeri che abbiamo portato qui, e mi auguro che magari non l'anno prossimo subito, ma tra un paio d'anni si possa ripetere con lo stesso successo l'evento.
E ce lo auguriamo anche noi. Noi naturalmente seguiremo lo sviluppo. Si conclude qui per questa stagione la nostra trasmissione di Orient Hearing. Un ultimo ringraziamento, Pietro. Sì, un ringraziamento va a Claudio Russo per l'aiuto che ci ha dato la parte tecnica, e poi un arrivederci all'anno prossimo. È stato un vero piacere. Grazie a Pietro Ilarietti, grazie a tutti gli appassionati che ci hanno seguito.